Buongiorno a tutti, in questo video continueremo a ripassare le strutture dati che Java ci offre. Negli scorsi video in particolare avete visto col professor Corno le liste, oggi ci concentreremo sui set e sulle mappe. Allora, partiamo dai set. Diciamo subito le due differenze importanti che ci sono tra i set e le liste. I set sono delle strutture dati che non possono contenere elementi duplicati e che, almeno nelle implementazioni che noi utilizzeremo, non modellano l'ordine degli elementi. Quindi abbiamo l'interfaccia set che è figlia dell'interfaccia collection e ci sono diciamo tre classi che implementano questa interfaccia, che sono gli hash set, quelli che tipicamente noi utilizzeremo all'interno dei nostri esercizi, e poi ci sono altre due implementazioni, Tree set e linked hash set, che offrono delle funzionalità in più rispetto agli hash set, in particolare permettono di tenere traccia in qualche modo di un ordinamento degli elementi all'interno dell'insieme. Allora, partiamo dalle funzionalità, dai metodi che l'interfaccia set offre. Sicuramente abbiamo meno funzionalità rispetto alle liste, perché come vedete qui abbiamo semplicemente tre metodi: un metodo per aggiungere un elemento all'interno dell'insieme, metodo add, un metodo per rimuovere un oggetto dall'insieme, metodo remove, e un metodo per cercare, quindi il metodo contains, che ci dice se un oggetto è contenuto all'interno del set oppure no. Ovviamente, ripeto, a differenza delle liste, non possiamo avere duplicati e non abbiamo accesso posizionale. Quindi ragioniamo un attimo su questa figura che ci mette a confronto le liste con i set. Allora, voi queste, le prime due colonne di questa figura le avete già viste nello scorso video. Queste due colonne mettevano a confronto array e liste, array list e linked liste, scusate. Adesso ci aggiungiamo una colonna, la colonna dei set. Allora, ci sono due cose che saltano subito all'occhio. La prima è che ci sono vari metodi che nei set non sono disponibili, non sono proprio modellati, e in particolare tutti quei metodi che si basano su accesso posizionale. Ad esempio, la get di un elemento a un determinato indice della collection. Questo nei set non è modellato, non è proprio disponibile. Salta però anche all'occhio che le tre operazioni che i set ci mettono a disposizione sono tutte e tre immediate. O meglio, se usiamo la notazione matematica, sono tutte o grande di 1. Vuol dire che queste operazioni non dipendono, il tempo che si impiega a fare queste operazioni non dipende dal numero di elementi, che è contenuto all'interno del set. Quindi, se noi prendiamo ad esempio la remove nelle liste era sempre lenta o abbastanza lenta. Perché questo? Perché per rimuovere un oggetto dobbiamo prima cercarlo. E la ricerca nelle liste è lenta, è sempre lenta perché dobbiamo sempre scorrere tutta la lista finché non troviamo l'elemento che in questo caso vogliamo eliminare. Beh, questo non è vero per i set, perché anche la ricerca e di conseguenza la rimozione è immediata nei set, perché non abbiamo bisogno, e vedremo tra poco perché, di scorrere tutto il set per trovare l'elemento che ci interessa. Quindi quello che ci deve dire questa slide, è che devo sempre ragionare sul mio problema prima di scegliere quale struttura dati utilizzare. In particolare qui impariamo che se nel nostro problema, nel nostro programma, nel nostro esercizio
abbiamo la necessità di fare molte ricerche, sicuramente il set è la scelta giusta rispetto alle liste. Allora, concentriamoci un attimo sugli hash set, quindi sull'implementazione che di solito nella maggior parte degli esercizi andremo ad utilizzare. Beh, diciamo che un hash set offre sicuramente i tre metodi dell'interfaccia set, quindi aggiunta, rimozione e i contains. Ovviamente non permette di inserire duplicati, non permette di accedere in modo posizionale e abbiamo un ordine di iterazione del set che non è predicibile. Quindi, quando noi con una lista scorriamo questa lista all'interno di un ciclo for, siamo sicuri che gli elementi vengono iterati sulla base dell'ordine in cui sono stati inseriti nella lista. Quindi nel primo giro del ciclo for avrò il primo elemento che avevo inserito nella lista, nel secondo giro avrò il secondo elemento e così via fino all'ultimo elemento inserito. Con gli hash set non è così, non posso supporre di scorrere gli elementi in ordine, quindi bisogna saperlo perché altrimenti si va incontro a degli errori. Costruttore, abbiamo quello classico, quello vuoto, che crea un insieme vuoto. Abbiamo anche la possibilità di creare un hash set a partire da un'altra collection. Collection che può anche essere non necessariamente un set, potrebbe essere anche una lista, d'accordo? Quindi posso creare un set che già contenga tutti gli elementi che erano presenti nella collection C. Ovviamente, se a questo costruttore passiamo una lista al cui interno ci sono degli elementi duplicati, questi elementi duplicati verranno collassati in un unico elemento, perché appunto il set non può contenere elementi duplicati. Abbiamo poi, come vi dicevo, altre implementazioni dell'interfaccia set che usiamo direi di meno, soprattutto in questo corso. In particolare abbiamo il linked hash set che rispetto all'hash set, diciamo così, modella delle informazioni in più che ci permettono di avere un ordine di iterazione predicibile, che sostanzialmente è l'ordine di inserimento all'interno del set. Quindi, quando noi scorriamo un linked hash set, siamo sicuri di scorrerlo nell'ordine in cui abbiamo inserito gli elementi all'interno. Quindi, ci sono delle informazioni in più che ovviamente incidono un po' sulle performance rispetto all'hash set. Quindi, i metodi rimangono gli stessi, ma abbiamo questa caratteristica dell'ordine di iteramento in più. Ma ora quello che dobbiamo chiederci è perché questi set sono così veloci nelle loro operazioni base? Lo sono perché internamente si basano su una struttura particolare che sono le hash tables. Le hash tables sono delle strutture dati che implementano degli array associativi. Array associativi vuol dire che modellano delle associazioni tra delle chiavi e dei valori. E vedremo che come queste chiavi sono utilizzate proprio per capire in che posizione salvare i valori in memoria. Dobbiamo innanzitutto definire il concetto di chiave. Allora, supponiamo di voler salvare nel nostro programma tutti gli studenti del Politecnico. Allora, una possibile chiave da associare a ogni studente potrebbe essere ad esempio il nome dello studente. Allora possiamo definire l'universo U di tutte le possibili chiavi, che sono tutti i possibili nomi di persona, diciamo così. Definiamo poi il set K come il set di chiavi salvate nel nostro programma, e in questo caso sono i set di tutti i nomi degli studenti del Politecnico.
Perfetto. Che cosa fa una hash table? Cosa dobbiamo fare? Beh, il concetto è che dobbiamo trasformare ogni chiave, quindi in questo caso ogni nome degli studenti del Politecnico, in un indice, in un numero. Questo indice, questo numero, sarà la posizione di un array. Dell'array in cui salveremo i nostri studenti, in cui salverò il mio determinato studente. E come faccio a trasformare una determinata chiave K, ad esempio il mio nome, Alberto, in un indice 5, che sarà la mia posizione all'interno dell'array di tutti gli studenti? Lo faccio tramite una funzione di hash. Una funzione di hash, h, che presa una chiave K, trasforma questa chiave in un numero che sarà la posizione all'interno del vettore in memoria in cui saranno salvati tutti gli studenti, in questo caso del Politecnico. Quindi vedete qui che da un lato scompare il concetto di accesso posizionale perché non ha più senso dire voglio accedere alla posizione 5 di questo vettore, perché qui le posizioni sono modellate dalla funzione di hash. D'altro canto, data una chiave, il mio nome, io posso applicare istantaneamente la funzione di hash e sapere istantaneamente la posizione del vettore in cui è salvato questo studente. E quindi a questo punto non è più necessario, come per le liste, scorrere questo array dall'inizio per trovare l'oggetto desiderato, ma basta applicare la funzione di hash. Quindi questa slide riassume quello che ho appena detto, quindi quando inserisco un oggetto all'interno di una hash table utilizzo una chiave. L'hash code della chiave è calcolato ed è utilizzato per determinare dove salvare internamente l'oggetto. Viceversa, quando io ho bisogno di cercare un oggetto in una tabella di hash, utilizzo sempre una chiave. Quindi l'hash code di questa chiave è calcolato ed è usato per determinare dove cercare l'oggetto all'interno del mio array in memoria. Quindi stiamo capendo che qui il concetto fondamentale è l'hash function, quindi una funzione che mappa un insieme di dati di grandezza arbitraria a un insieme di dati di grandezza fissa, in particolare mappa l'insieme U di tutte le chiavi agli slot finiti del nostro array di memoria, in memoria che va di grandezza da 0 da 0 a m. Quindi h di k è l'hash value della chiave k. E dobbiamo avere il modo di passare quindi da un insieme molto grande, l'insieme di tutte le chiavi U, a un insieme più piccolo, in particolare agli indici di questo vettore in memoria da 0 a m-1. Allora ci sono di solito due modalità su cui si basano queste hash function per convertire la chiave in un numero, in un intervallo fisso: la compressione e l'espansione. Partiamo dalla compressione. Si utilizza di solito l'operatore modulo, che restituisce il resto della divisione di un numero per un altro numero per comprimere un valore dall'insieme U all'interno del range tra 0 e m-1. Ad esempio, se io faccio un numero modulo 100, sono sicuro di ottenere sempre un risultato che sta nel range tra 0 e 99. Viceversa, l'espansione utilizza il concetto opposto,
Il concetto è di generare un numero tra 0 e 1 a partire dalla mia chiave e poi moltiplicare questo numero per m. Quindi per portare questo numero che estraggo dalla chiave k all'intervallo desiderato tra 0 e m-1. Ci sono varie applicazioni delle hash function, non solo nelle hash table di cui vi sto parlando adesso, ma anche ad esempio in sicurezza, quindi per crittografare dei file, per autenticazione, eccetera. Noi ovviamente ci concentriamo in questo corso solo sulle hash table. E ci sono anche varie proprietà che una hash table deve soddisfare. Sicuramente un hash table deve essere deterministica, nel senso che la stessa chiave deve essere associata ovviamente allo stesso hash value, sempre. Un hash table deve essere uniforme, in particolare devo avere la stessa probabilità di salvare i miei oggetti all'interno degli m slot dell'array in memoria e deve avere un range definito. Le hash table in sicurezza, ad esempio, devono avere anche ulteriori proprietà, tra cui ad esempio il fatto di non poter essere invertite, nel senso di non poter ricostruire la mia chiave K a partire dal suo hash, ovviamente, perché altrimenti potrei ad esempio leggere le password in chiaro. Allora, facciamo un primo esempio di una hash function che ci introdurrà a un problema che queste funzioni hanno. Allora, abbiamo una semplice hash function, l'hash function di Homer Simpson. Supponiamo di avere una stringa, ad esempio il mio nome, Alberto. Allora, un modo per calcolarne l'hash function potrebbe essere questa. Prendo per ogni carattere di questa stringa il suo codice ASCII, quindi il suo codice numerico di ogni carattere della stringa, sommo tutti questi codici e poi utilizzo l'operatore modulo, per riportarmi al range desiderato. D'accordo? Che problema ha questa hash function? Beh, è un problema abbastanza facile da intuire. Cosa succede per gli anagrammi? Succede questo. Succede che per parole diverse, ma che contengono gli stessi caratteri, ovviamente il valore, l'hash value calcolato è lo stesso. Come vediamo qui, tra not e ton. Stessa cosa tra stop e spot. Il valore dell'hash value è lo stesso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire collisione. Ovvero, quando io provo a salvare nella mia struttura dati basata su hash table la parola not, finirà nella stessa posizione della parola ton. Ovviamente questo non è possibile, queste due parole andranno in collisione. Ma non solo per gli anagrammi, se utilizzo questa bellissima funzione di hash di Homer, dobbiamo anche capire che tutti questi numeri, modulo 173, restituiscono lo stesso resto, quindi tutti questi numeri divisi per 173 danno resto 42. E quindi, se io sto salvando dei numeri all'interno della mia struttura dati basata su hash table, in questo caso avrei tutte queste collisioni. Quindi, il problema principale delle hash table da risolvere sono appunto le collisioni. Vedremo che è un problema che non è totalmente risolvibile, quindi la probabilità di avere delle collisioni non sarà mai zero, ma se siamo un pochino più intelligenti di Homer, possiamo ridurre di molto questa probabilità di collisioni. Non è possibile avere un hash function perfetta che non dia nessuna collisione a meno di casi particolari. Ad esempio, quando noi siamo
ragionevolmente sicuri che la nostra dimensione dei dati è fissa e piccola e non cambierà nel tempo, un modo per implementare una funzione di hash perfetta è di usare il dato stesso come valore di hash. Però questo tipicamente non è possibile perché appunto i nostri dati banalmente cambiano nel tempo, cambiano durante l'esecuzione del programma. Quindi abbiamo imparato che il problema delle hash table sono le collisioni. Collisioni, ad esempio, qui abbiamo le due chiavi K, K2 e K5, che finiscono nella stessa posizione in memoria, perché il loro valore di hash, H di K2 e H di K5, risulta essere uguale. E quindi cosa salvo qui? K2, K5 è una collisione e dobbiamo gestirla. Quindi le collisioni sono possibili perché più chiavi possono finire nello stesso slot. L'obiettivo è quindi fare il design di funzioni di hash che minimizzino il numero di queste collisioni. Ma sappiate che evitare queste collisioni è impossibile. È impossibile e quindi bisogna anche progettare delle tecniche che riescano a risolvere queste collisioni quando queste avvengono. È impossibile evitare le collisioni, un esempio è il paradosso del compleanno. Il paradosso del compleanno ci dice che già con 23 persone, se prendiamo 23 persone per la strada, abbiamo il 50% di probabilità che almeno due persone siano nate nello stesso giorno. E questa probabilità aumenta e quindi con 70-80 persone abbiamo quasi la certezza che almeno due di loro abbiano lo stesso compleanno. Questo ci fa capire perché le collisioni sono impossibili da evitare. In modo abbastanza chiaro. Allora, come facciamo a risolvere queste collisioni? Beh, innanzitutto anticipiamo che non dobbiamo farlo noi, ma Java già implementa una di queste tecniche. Ci sono sostanzialmente due filoni, open addressing e chaining. Allora, nell'open addressing è un po' un andare a tentativi. Abbiamo due tecniche in particolare nell'open addressing, double hashing e linear probing. Nel double hashing si utilizzano più di una funzione di hash, ovvero quando due chiavi generano una collisione, provo con un'altra funzione di hash e via dicendo. Nel linear probing, invece, quando una chiave genera una collisione, quindi finisce in uno slot già occupato, provo a metterla nello slot successivo e via dicendo, fino a quando non trovo un buco libero, diciamo così. L'altra soluzione, che è quella implementata da Java, è di avere delle liste. In sostanza, ogni slot in memoria non salva direttamente un valore, ma salva il riferimento a una lista. Quando una chiave genera una collisione, quindi va a finire in uno slot già occupato, beh, questo non è un problema perché io nello slot modello una lista, quindi metto in coda alla lista la mia chiave che ha generato una collisione. E quindi, come vedete, all'interno degli slot posso avere il riferimento delle liste che contengono più chiavi, ovviamente a discapito un briciolo della performance, perché avendo delle liste dovrò poi anche scorrerle per trovare, ad esempio, un valore che sto cercando. Ecco qua questa figura che riassume, mostra meglio quello che vi ho appena detto. Ad esempio qui K1 e K4 generano una collisione, quindi finiscono nello stesso slot, ma non è più un problema perché K1 e K4 vengono inserite all'interno di una lista che è agganciata allo slot che generava inizialmente la collisione e via dicendo. Ovviamente
meno collisioni ci sono, meno liste e soprattutto meno liste ci sono e sono più corte, e quindi meno sarà l'impatto sulle performance che avrei con una funzione di hash perfetta. Allora, di tutto quello che abbiamo detto, che cosa abbiamo già a disposizione in Java? Beh, molte cose. Innanzitutto, Java ci fornisce già delle funzioni di hash, ci gestisce lui le collisioni, ad esempio, implementando il chaining. Le operazioni sono molto veloci. Sembrerebbe che non dobbiamo preoccuparci molto e che tutto funzioni senza ragionare molto. E in realtà vedremo che non è proprio così. E gli errori più comuni in Java derivano soprattutto dall'utilizzo di strutture dati che utilizzano funzioni di hash. Allora, quello che dobbiamo sapere è che per poter utilizzare delle strutture dati come gli hash set e vedremo dopo anche le mappe, ogni classe deve esporre un metodo hash code. Un hash code che in sostanza mappa il contenuto di un'istanza di tale classe in un numero a 32 bit. Allora, alcune classi di Java già hanno implementato questo metodo hashCode. Ad esempio, la classe String già implementa un metodo hashCode che funziona molto bene e restituisce il metodo, restituisce l'hashCode di una determinata stringa, minimizza le collisioni, eccetera. Questo per alcune classi, il problema è non per tutte e soprattutto non per le classi che andiamo a implementarci da soli. In particolare, tutte le classi, anche quelle implementate da noi, avranno un hashcode che deriva dalla classe base object, ma questo hashcode è implementato convertendo l'indirizzo in memoria dell'oggetto in un intero. E vedremo che questo non è un bene dal nostro punto di vista, perché crea la maggior parte degli errori. Quindi il concetto è: tolte alcune classi base di Java, ad esempio la classe String, dobbiamo sempre reimplementare il metodo hashCode. Allora, facciamo un primo esempio. Mi apro Eclipse e mi creo un nuovo progetto, in questo caso un nuovo progetto Java, perché la mia intenzione non è di costruire un'interfaccia grafica, eccetera, mi serve solamente un file con un main per fare alcune prove. Quindi un progetto Java, chiamiamolo test set. All'interno della cartella sorgente mi vado a creare una classe main che includa public static void main. Eccolo qua. Allora, proviamo a definire una stringa S1 uguale, supponiamo il mio nome, Alberto. Io posso provare a stampare system.out.println S1, scusate, system.hashcode, vedete che l'oggetto S1 mi dà questo metodo che ne stampa il suo hashcode. System.
Perfetto. Proviamo a lanciare questo programma. E vedete che ricevo un numero intero che rappresenta l'hash value della stringa Alberto. Ora vediamo se l'implementazione di questa funzione di hash per le stringhe, che vi ho detto già essere implementata da Java, è più furba, ad esempio, della hash function di Homer Simpson di prima. Proviamo a definire un'altra stringa S2 in cui cambio l'ordine delle prime due lettere del mio nome, LA Berto. Allora, se noi usassimo l'hash function di Homer, otterremmo lo stesso hash code. Vediamo se è così oppure se Java ha implementato un hash function migliore. Run. Molto bene. Sono, come vedete, diversi. E questo ci conforta. Vuol dire che l'hash code della classe string è definito bene, minimizza le collisioni. Il problema nascerà quando noi andremo a creare una classe nostra, ad esempio. Allora, supponiamo di voler modellare degli studenti. Creo la classe studente. Creo la classe studente e possiamo pensare di modellare, non lo so, un ID, private integer ID, e il nome e il cognome, ad esempio. Facciamoci generare da Eclipse il costruttore. Se lo trovo, ah, scusate, un po' di zoom, eccolo qua, genera costruttore con tutti i campi ed Eclipse ce lo genera. Magari ci facciamo generare anche, si sa mai, i getter e i setter, magari ci serviranno. Quindi source, generate, getter e setter. Oh, perfetto. Adesso torniamo di là nel main. Facciamo ancora una prova sulle stringhe. Se io definisco due stringhe uguali, mi aspetto che esse finiscano nella stessa posizione di memoria. Quindi, in sostanza, l'hash code delle due stringhe dovrebbe essere uguale in questo caso. Proviamo. Ah, non ho salvato, scusate, salvo. E infatti sono proprio uguali. Ovviamente le stringhe contengono tutte e due lo stesso nome, sono due oggetti uguali, finiranno nella stessa posizione di memoria, quindi è giusto che l'hash code restituisca lo stesso valore. Ma cosa succede se questa prova la faccio con degli studenti, ovvero degli oggetti delle istanze della classe che ho appena creato? Proviamo. Commentiamo un attimo la versione delle stringhe. Proviamo a crearci due studenti. Studente S1. Alberto, ovviamente new studente, e proviamo a crearci uno studente uguale, quindi S2, sempre Alberto, Monge con lo stesso ID. Ragionevolmente mi aspetterei che questi due studenti siano,
che in realtà non siano due studenti, ma che siano lo stesso studente, quindi che finiscano nello stesso slot in memoria. Proviamo a stampare. Il loro hash code e vediamo che succede. Vado. In questo caso non sono più così fortunato. Vedete che l'hash code mi restituisce due valori completamente diversi. Perché questo? Perché essendo una classe che abbiamo creato noi, si basa sull'hash code della classe Object. Hash code della classe Object che in sostanza traduce solamente l'indirizzo in memoria dell'istanza di quella classe. Quindi qui abbiamo creato due oggetti. Quindi sono due oggetti che vivono in due posizioni diverse in memoria, di conseguenza l'hash code restituisce due valori diversi. Torniamo un attimo alle slide e vediamo come possiamo fare a risolvere questo problema. Dobbiamo in particolare ridefinire il metodo hashCode, cioè utilizzarne uno nostro. E qui viene il bello, nel senso che se noi ridefiniamo il metodo hashCode, siamo obbligati a ridefinire anche il metodo equals. Questo è un contratto che dobbiamo assolutamente tenere a mente, imparare bene adesso, perché un altro classico errore è quello di ridefinire ad esempio hashCode senza ridefinire equals. Perché è importante fare questo? Perché se due oggetti sono equal, quindi sono uguali, secondo il metodo equals, allora ovviamente l'hashCode deve produrre lo stesso risultato. È quello che ci siamo detti a parole prima. Se lo studente S1 e equals è uguale allo studente S2 sulla base del contenuto di queste istanze, allora devono finire nello stesso slot di memoria perché sono lo stesso oggetto. Viceversa, se due oggetti non sono equal, quindi non sono uguali secondo il metodo equals, sarebbe meglio che l'hash code produca risultati diversi. Perché sarebbe meglio e non per forza? Perché appunto c'è il problema delle collisioni e quindi questo non lo possiamo garantire, ma possiamo fare in modo che queste collisioni siano minimizzate. Quindi, ricapitolando, hash code e equals devono sempre essere definiti insieme. Come facciamo a farcelo definire a reimplementarlo in Java? Torniamo nella classe studenti, clicchiamo tasto destro, nel solito menu source possiamo dire ad Eclipse di vogliamo farci generare i metodi hashCode e equals. Vedete che già Eclipse ce li propone insieme, quindi non possiamo sbagliare. E qui dobbiamo chiederci, quando è che due oggetti, in questo caso di tipo studente, sono uguali? In questo caso, modellando un ID, siamo ragionevolmente sicuri che due studenti con lo stesso ID siano la stessa persona, mentre due studenti con ID diversi siano due persone diverse. Quindi possiamo selezionare solo l'ID. Questa scelta dipende ovviamente dal tipo di problema. Ma quando abbiamo una chiave, diciamo così, che modella i nostri oggetti come l'ID,
possiamo selezionare questo valore. Clicco genera e come vedete Eclipse ci ha generato due metodi, hashCode e equals, che sono un override di quelli di default, quelli offerti dalla classe object. Salviamo. Se ora noi torniamo nel main e rilanciamo il nostro programma, vedete che adesso l'hashcode ci restituisce due valori uguali, perché abbiamo modellato due studenti uguali. Se io vado a cambiare, vado a definirmi magari uno studente S3 che ha ID 2 e si chiama Mario Rossi, e stampo l'hashcode di S1 ed S3, mi aspetto ovviamente di avere due valori diversi. Vedete, in questo caso 32 e 33. Torniamo un attimo sulle slide, vediamo cosa ci è rimasto. Ok, sono solo più delle slide che ricapitolano quanto abbiamo detto fino ad adesso, soprattutto sul contratto dell'hashcode equals. Allora, ricapitolando, mai usare uguale uguale o diverso quando dobbiamo confrontare due oggetti, questo mi sembra chiaro, ma sempre utilizzare l'equals, perché l'uguale uguale o il diverso scritto così si basano sugli indirizzi in memoria, sugli indirizzi in memoria degli oggetti che abbiamo creato con la new. Quindi, in sostanza, nonostante io, lasciatemi commentare S3, nonostante io abbia definito due studenti uguali e la classe studente implementi correttamente hashCode e equals, che non vi venga mai in mente di fare questa roba qui. Int ln else commentiamo un attimo questo. Ovviamente questo è un errore gravissimo. Perché, ripeto, nonostante io abbia definito due oggetti che hanno contenuto uguale, nonostante io abbia ridefinito hashCode equals in modo corretto, come abbiamo visto, se utilizzo l'uguale uguale, io in sostanza questo hashCode e questo equals manco lo uso, perché l'uguale uguale si basa sull'indirizzo in memoria. Quindi se io lancio questo programma mi dirà che S1 e S2 sono diversi, perché sono due oggetti che in memoria vivono in posizioni diverse, quindi hanno indirizzo diverso. Quando devo confrontare due oggetti, devo utilizzare il metodo equals. Metodo equals che ovviamente funziona se l'ho ridefinito correttamente nella mia classe insieme ad hashCode. Ma questo l'abbiamo fatto. E quindi se io lancio questo programma, adesso posso dire che S1 ed S2 sono uguali. Quindi questo sì. Torniamo alle slide. Quindi equals, come abbiamo appena fatto, lo usiamo per confrontare degli oggetti. Va bene. L'hashcode ritorna l'hash value di un oggetto e deve comportarsi in modo consistente con l'equals.
E questo è il modo di confrontarlo. Quindi, se S1 è equals S2, devono anche produrre lo stesso hashcode. Quindi, if S1.hashcode.equals ah, attenzione, qui, ecco qui la differenza. L'hashcode, abbiamo detto, è un numero, d'accordo? Un numero intero, un numero primitivo, e quindi è l'unico caso in cui posso usare veramente l'uguale uguale. Per i tipi primitivi, int, double, float, posso usare l'uguale uguale per confrontare il valore. Per tutti gli altri casi, per le classi che definiamo noi, per le stringhe, eccetera, questo non bisogna farlo. System.out.println S1 e S2 hanno anche lo stesso hashcode. Questo lo possiamo cancellare. Quindi, se passa questo controllo, vuol dire che abbiamo implementato bene la nostra classe studente. Esattamente. S1 e S2 sono uguali. S1 e S2 hanno anche lo stesso hashcode. Perfetto. E le slide sono finite. Quindi, ritorniamo un attimo sul nostro esempio e vediamo come tutto questo discorso che abbiamo fatto sulle funzioni di hash si mappa sull'utilizzo dei set. Allora, proviamo a cancellare un po' di commenti perché altrimenti non capiamo più niente. Lasciamo i nostri due studenti, che in questo caso puntano degli oggetti uguali. Questo lo cancelliamo. Proviamo a definire un set di studenti. Set studente studenti uguale new hash set studente. Come avete già visto, sempre meglio definire le variabili tramite l'interfaccia, quindi l'interfaccia set, mentre come implementazione importo un hash set. Adesso, se io provo ad aggiungere a questo set studenti i due oggetti che ho creato, S1 e S2, mi aspetto che in realtà questo set alla fine contenga un solo elemento. Perché? Perché i set non possono contenere elementi duplicati. Io ho ridefinito correttamente hashcode e equals, e quindi S1 ed S2 sono in realtà lo stesso studente. Vediamo se tutto funziona. Proviamo a stampare la dimensione del mio set. Studenti. Size e vediamo che cosa mi dice il programma. Benissimo, correttamente il programma mi dice che il set contiene un solo elemento. Perché? Perché ho provato ad aggiungere due studenti che in realtà erano uguali e quindi lui ha condensato il set modellando un unico elemento. Se io qui cambio il mio ID,
anche se io lascio gli altri campi uguali, che cosa succede? Adesso il mio set contiene due elementi. Perché? Perché, secondo quello che abbiamo fatto nella classe studente, il nostro hashcode è equals si basa solo sull'ID. Quindi mi basta cambiare l'ID per avere due oggetti diversi all'interno del mio set. Se io questo non lo volessi permettere, se volessi forzare che anche il nome e il cognome siano diversi, questo lo dovrei fare sviluppando in modo diverso l'hashcode equals. Ma in questo caso abbiamo basato tutto sull'ID, quindi se io cambio l'ID, il mio set, i due oggetti sono considerati come diversi e quindi tutto sembra funzionare. Ricordo che a questo punto, utilizzando questo set, adesso questa operazione qui, if studenti.contains S2, è immediata. Ovviamente qui non ce ne rendiamo conto perché abbiamo un set di soli due elementi, ma questa operazione è immediata, e quindi è molto più veloce rispetto a farla all'interno di una lista. Cioè, se noi gli studenti li avessimo modellati all'interno di una lista, questa operazione non era più immediata. E quindi con 100.000 elementi, 1 milione di elementi, questa differenza si noterebbe molto. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è questo vi fa capire perché nello scorso video, relativo all'indovina il numero, vado ad aprire il modello, io abbia risolto un punto opzionale, utilizzando un hash set. Vi ricordo, il punto opzionale era quello di non permettere all'utente di inserire più volte lo stesso numero, e il concetto era: ho una struttura dati che mi modella la storia dei tentativi dell'utente, e ogni volta quando l'utente inserisce un nuovo tentativo, vado a vedere all'interno di questo insieme se questo tentativo era già stato fatto oppure no. Visto che è un problema di ricerca, if this.tentativi contains il nuovo tentativo, ovviamente la scelta più logica è quella di utilizzare un set. Avrebbe funzionato lo stesso con una lista, perché la lista prevede anche il metodo contains, ma sarebbe stato più lento. Molto bene. Chiudiamo un attimo Eclipse e andiamo a vedere le ultime slide di questo video. Abbiamo visto i set, abbiamo capito come funzionano, soprattutto gli hash set che si basano sulle funzioni di hash. Vediamo l'ultima struttura dati che ci manca al nostro ripasso, che sono le mappe. E vedremo che abbiamo molte similitudini con i set. Mappe sono degli array associativi. In altri linguaggi di programmazione si chiamano anche dizionari. Permettono di salvare delle coppie chiave valore. Quindi, a differenza di un set in cui all'interno de dell'insieme salvavamo degli elementi direttamente gli oggetti studente, all'interno delle mappe abbiamo la possibilità di salvare delle coppie chiave valore, ad esempio delle coppie modellate da chiave ID valore studente. Quindi una mappa
è un tipo di dato composto da un insieme di coppie chiave-valore, dove all'interno della mappa la chiave può apparire una sola volta. Quindi questa è la differenza fondamentale con il set. Il set modella direttamente il valore e di conseguenza il valore può apparire una sola volta all'interno del set. Nelle mappe modelliamo invece delle coppie chiave-valore e quello che può apparire una sola volta è la chiave, mentre il valore può apparire più volte. Quindi io potenzialmente potrei avere delle coppie la cui chiave è diversa, ma il cui valore sia lo stesso. Quindi la maggior parte dei linguaggi di programmazione moderni lo supporta nativamente, tipo Python, Ruby, Go, eccetera. E sono anche le mappe implementate di solito tramite hash tables, o altrimenti ci sono anche mappe implementate attraverso delle strutture adatti ad albero. Dicevo all'inizio di questo video che le mappe si discostano dalla famiglia collection. Quindi in sostanza abbiamo un'interfaccia mappa che non è figlia di collection, ma è staccata. E ci sono varie implementazioni di questa interfaccia, tra cui hash table, linked hash map, tree map, che permette di modellare un concetto di ordinamento. Che cosa ci offre l'interfaccia mappa e quindi di conseguenza tutte le implementazioni? Innanzitutto la mappa, come abbiamo detto, è tipizzata dall'insieme delle chiavi e dall'insieme dei valori, quindi qui K rappresenta il tipo di chiavi utilizzate per questa mappa. Se ad esempio modelliamo gli studenti e come chiave utilizziamo il loro identificativo, questo K sarà integer. V invece rappresenta il tipo degli oggetti che andiamo a inserire in questa mappa. Di nuovo, se salviamo studenti, il tipo V sarà studente, la classe che abbiamo appena creato nel nostro esempio. Cosa permettono di fare le mappe? Permettono di inserire delle coppie attraverso il metodo put, a cui si passa la chiave e il valore. Permettono di rimuovere, data ovviamente una chiave, quindi con questo metodo rimuovo la coppia chiave-valore, la cui chiave è key. Posso anche cercare all'interno di una mappa. Posso cercare per chiave, contains key. Posso cercare per valore, contains value. Naturalmente questi due metodi sono molto diversi dal punto di vista delle performance, visto che ad esempio in un hash map il salvataggio in memoria si basa sulle hash table fatte con il cui hash value è calcolato sulla chiave, contains key è immediato, contains value no. Perché? Perché devo scorrere tutti gli elementi. Ci sono poi altri metodi che l'interfaccia mappa ci offre, ad esempio possiamo farci dare tutto l'insieme delle chiavi, quindi questo metodo keySet ci restituisce un set che contiene tutte le chiavi salvate attualmente nella mappa. Il metodo values, viceversa, ci restituisce una collection contenente tutti i valori della mappa. Come vedete, il metodo keySet restituisce un set perché siamo sicuri che all'interno della mappa le chiavi siano univoche. Il metodo values ci restituisce una collection che non è necessariamente un set perché vi ho appena detto che possiamo avere delle coppie con chiave diversa ma valori uguali. Solito nei nostri esercizi utilizziamo le hash map. Hash map che implementano delle strategie simili agli hash set.
La differenza è che qui il valore dell'hash value è calcolato solo sulla chiave e non anche sul valore. Come vedete, ad esempio, K1, la chiave K1 punta a questo slot di memoria, che conterrà sia K1 che il valore a lui associato, V1. Se ci sono delle collisioni, la metodologia per risolverle è sempre in chaining, come si può capire bene dalla figura. Quindi non possiamo avere chiavi duplicate. Il chaining è usato per risolvere problemi di collisione. L'implementazione è basata sull'hash table, soprattutto per tutte quelle operazioni che coinvolgono la chiave, e quindi anche per utilizzare le hash map è fondamentale ridefinire l'hash code e l'equals se stiamo inserendo nelle mappe delle classi che abbiamo creato noi. Qual è la differenza tra hash map e hash set? Beh, mi pare abbastanza chiara che l'hash map permette di inserire delle coppie chiave-valore in cui la chiave è associata a un valore. Gli hash set permettono di inserire un oggetto direttamente in una collezione di oggetti. L'oggetto stesso o parte di esso è la chiave. Ci sono ovviamente delle similarità, non accettano chiavi duplicate, non sono ordinate e richiedono soprattutto, e questo è importante ripeterlo fino alla noia, di ridefinire l'hash code e l'equals per gli oggetti su cui si calcola la chiave. Quindi, se stiamo parlando di set per tutto l'oggetto, se stiamo parlando di mappe per la chiave. Quello che si consiglia è tutte le volte che creiamo una classe nostra, tipo studente, andare sempre a ridefinire insieme hash code e equals. Un breve accenno alle performance delle mappe, delle hash map in particolare. Tutte le operazioni che si basano sulla chiave sono ovviamente immediate per i motivi che abbiamo imparato in questa lezione. Il metodo con test value è lento perché non si basa sulla chiave e dobbiamo scorrere tutti i valori contenuti nella mappa per trovare l'oggetto desiderato, un po' come succedeva per le liste. La linked hash map fa un po' il paio con il linked hash set, nel senso che permette di, con delle informazioni aggiuntive, modellare l'ordine all'interno della mappa, che è tipicamente quello di inserimento. D'accordo? Proviamo a, come ultimo esempio, nel nostro main di prova, al posto di salvare i nostri studenti in un set, proviamo a salvarli in una mappa. Mappa che dobbiamo tipizzare con il tipo di chiave e il tipo di oggetto contenuto. Come chiave qui viene comodo utilizzare l'identificativo, direi. Quindi direi che la chiave potrebbe essere un intero, mentre il valore è uno studente. Studenti uguale new hash map sempre di integer studente. Anche qui abbiamo utilizzato l'interfaccia per definire la variabile, mentre utilizziamo l'implementazione per fare la new hash map. Benissimo. Creiamo a questo punto due studenti diversi. Ovviamente, visto che le mappe non sono delle collection, non offrono più il metodo add, ma per aggiungere una coppia all'interno di una mappa devo utilizzare il metodo put.
put, a cui passo la chiave s1.getid, virgola, e il valore completo s1. Voglio aggiungere anche s2. Put s2.getid. E adesso all'interno della mia mappa dovrei avere due studenti. Proviamo. Esatto. Se voglio stamparne anche il contenuto, vediamo cosa ci offre la mappa per poterla iterare. Ci sono varie opzioni per scorrere una mappa. La prima è farsi restituire l'insieme di chiavi contenute all'interno della mappa, quindi for integer k e poi per ogni chiave andare ad estrarre il valore associato. Studente, magari stampiamo la chiave, mettiamo uno spazio e stampiamo tutto il valore. Come facciamo a stampare il valore associato alla chiave k? Possiamo fare studenti.get di k. Proviamo. Ok, studente 1, studente 2 stampa questa schifezza perché non ho ridefinito il metodo toString. Allora, per stampare in un colpo solo tutto lo studente in un modo un po' in un modo decente, formattato bene, vado nella classe studente, mi ridefinisco il metodo toString, source generate toString. Stampiamo magari il nome e il cognome. Abbiamo la stringa studente. Quindi questo metodo toString sarà richiamato tutte le volte che io chiamerò un toString su uno studente. Perfetto, studente 1, nome Alberto, cognome Monge, studente 2, nome Mario, cognome Rossi. Questo è un possibile modo di scorrere una mappa per poterla, ad esempio, poi stampare. D'accordo, direi che con questo ripasso sui set e sulle mappe ci siamo, spero di essere stato chiaro, e ci vediamo nei prossimi video.